Siamo qui con Francesca Angorova, docente di Italiano alle 2. Dove? Alla Scuola Lagrange a Milano e poi in vari ambiti. Allora, lei è venuta a presentare un progetto per il convegno Education 2.0 che si intitola Consapevolezza. Non me lo ricordo! Non mi ricordo. Argomento dell'intervento. Consapevolezza e motivazione. È un percorso per lo sviluppo della consapevolezza per apprendenti principianti di italiano L2. Quindi un progetto focalizzato sull'italiano L2 per stranieri. Allora, ci racconti un po' questo progetto, come si è svolto, che risultati ha dato, quali aspetti si potrebbero migliorare? Allora, il progetto è stato proposto all'interno di una scuola superiore secondaria. E che è una scuola ampia, nel senso che ci sono indirizzi differenti, quindi dall'alberghiero al tecnico al liceo scientifico sportivo, quindi con un'eterogeneità molto ampia. Quindi eterogeneità non solo da questo punto di vista, ma anche di provenienza dei ragazzi, probabilmente. Sì, e poi di provenienza dei ragazzi. E quali paesi copre i ragazzi stranieri presenti l'anno scorso? Alcuni erano cinesi, altri sudamericani. Quanti ragazzi coinvolti? Nel mio progetto, nel mio laboratorio, 9. La scuola però ha una densità altissima, una presenza altissima di studenti stranieri, infatti ha degli altri laboratori avviati da docenti interni. Però per i principianti assoluti si avvale della collaborazione di un docente esterno e partecipa a un progetto che è il progetto Non Uno di Meno. Quindi c'è una cooperativa che è il Centro Come e la provincia di Milano che sostengono e promuovono il progetto. E quali sono le caratteristiche di questo progetto? Cioè come vengono coinvolti anche dal punto di vista didattico i ragazzi? Allora, il laboratorio che ho seguito l'anno scorso era particolarmente complesso per una presenza molto eterogenea di partecipanti, di nazionalità e di culture, di storie e di anche problematiche personali e interessi diversi, per cui ho deciso di abbinare alla progettazione didattica tradizionale dell'L2, tradizionale tra virgolette perché la didattica L2 è molto diversa. Certo, okay? Già di per sé diversa. Sì, no, perché nel corso della relazione è emerso un po' questo. Ma perché questo magari aspetto. Chi non si occupa direttamente di questa cosa non percepisce questa differenza. Esatto. E quindi l'idea è stata di appunto sviluppare, elaborare un piccolo strumento adatto anche agli studenti assoluti principianti di livello 1 per sviluppare consapevolezza del loro percorso di apprendimento, quindi dei progressi fatti, delle modalità di lavoro, delle attività considerate più o meno utili a loro. Per cui accanto appunto alla programmazione, ripeto, quotidiana, diciamo laboratoriale, sono state inserite alcune attività, tra cui un questionario iniziale e uno finale, delle schede di valutazione somministrate in itinere alla fine delle varie attività e poi degli adattamenti realizzati in base alle esigenze emerse proprio su queste schede. E poi i ragazzi hanno elaborato in modo guidato un'intervista, si sono quindi poi intervistati utilizzando uno smartphone. Ma quindi avete utilizzato comunque anche la tecnologia per questo progetto? La tecnologia, smartphone e computer, l'aula in cui è collocato il laboratorio è un computer, per cui poi hanno realizzato le interviste prendendo anche appunti oltre alla registrazione audio e hanno fatto tutto un lavoro di revisione poi di lingua e hanno utilizzato poi Word per realizzare appunto questo sondaggio e anche un diario di classe con dei ruoli assegnati differenti in modo tale che dato che gli studenti oltre a provenienze appunto diverse avevano anche livelli linguistici differenti hanno avuto così la possibilità di sperimentare e di sviluppare le abilità che dovevano sviluppare ciascuno rispetto al suo livello e quindi gli strumenti rispetto all'utilizzo della tecnologia i ragazzi hanno avuto problemi oppure è stata una cosa naturale quindi è un valore aggiunto anche in questo senso anche perché tra i vari questionari eccetera quello che è emerso è stato appunto il fatto di utilizzare degli strumenti più vicini a loro, quindi e fare delle attività più dinamiche rispetto alla didattica che si trovano di fatto un po' a subire in classe, perché essendo arrivati oltre alla didattica frontale hanno la difficoltà
della comprensione poi della, certo, della lingua, e in questo modo invece lo strumento li ha aiutati molto. E secondo lei il progetto, questo progetto è un progetto in qualche modo modellizzabile, cioè replicabile da altre scuole? Se sì, con quali consigli? Sì, nel senso che appunto per realizzare delle interviste o un diario semplice, un diario di bordo semplice è a mio parere un modello replicabile in contesti diversi, ma anche a livello di didattica. Quindi anche un modello flessibile che si può adattare a situazioni diverse, sì, con apprendenti, sì, diversi. Con apprendenti diversi, sì, sì. Ovviamente dipende poi dall'obiettivo che si pone il docente in base al contesto di apprendimento. Certo. Ora sarebbe difficile dare dei consigli precisi perché dipende molto dal contesto. Certo. Però anche rispetto al mio progetto è stato necessario effettuare, rispetto all'idea originaria, tutta una serie di modifiche, certo, proprio perché via via emergevano bisogni, certo, diversi, problematiche. E in generale una cosa che migliorerebbe del suo progetto e invece un punto di forza, una cosa invece che va assolutamente replicata in qualche modo? Allora, migliorerei la tempistica nella somministrazione delle attività, perché appunto mi sono accorta, essendo fatto il primo appunto progetto, la prima proposta, che a livello inizialmente i tempi erano troppo stretti. E quindi deciderei meglio la tempistica, i ruoli assegnati agli studenti, ma lo terrei, cioè nel senso lo replicherei nei vari laboratori di italiano L2, sì, sì. E un'ultima domanda, il suo progetto con uno slogan? Aiuto, è difficile. Difficilissimo, no, la consapevolezza è fondamentale secondo me. Questo mi sembra già un bellissimo slogan, la consapevolezza perché l'idea è che possa poi, la speranza più che altro, che possa essere trasferibile nelle altre dimensioni del proprio percorso, certo, formativo ma esperienziale, certo, di vita. Grazie mille. Grazie.